Ferrari 488 pista, ovvero l'ultima serie speciale delle berlinette V8 del costruttore Maranello. 720 cavalli tirati fuori dal suo 3009 derivato a quello della 488 GTB. Ma le modifiche non sono solo riguardanti la potenza. L'aerodinamica infatti gioca un ruolo fondamentale. Guardate qua, il muso è stato completamente ridisegnato per favorire il passaggio dell'aria. In particolare, qua davanti c'è un enorme canale che permette all'aria di defluire e passare sopra la vettura. Specifici sono anche i cerchi in fibra di carbonio, una novità per Ferrari che da soli permettono, secondo il costruttore, di risparmiare ben 90 kg di peso. Passando all'indietro, eccoci qua, prese d'aria modificate per sfamare il V8 e un nuovo spoiler posteriore, sospeso, che rende inconfondibile il dietro di questa Ferrari. Il nome pista non è a caso, infatti questa vettura è pensata ovviamente per un uso prevalentemente in circuito. Guardate qua, oltre a fibra di carbonio ovunque, leggerissima, si vede addirittura il metallo del fondo, perché niente qua è superfluo. Addirittura manca il cassetto portaoggetti, che è sostituito semplicemente da una superficie rivestita in alcantara, come il resto dei sedili e come gran parte dei pannelli porta. Il ponte di comando è questo volante, di forma non proprio rotonda, diciamo, ma molto facile da impugnare. Come tutte le Ferrari moderne, il manettino è posto qua in basso a destra e permette di regolare le modalità di guida. Il cambio è qua, in questa specie di scultura in fibra di carbonio dove è possibile inserire retromarcia, la marcia in avanti oppure il launch control. I sedili sono ovviamente specifici e non ci si accontenta le cinture normali. Guardate, qui sono a quattro punti esattamente come le auto da corsa, ovviamente il cavallino è incluso. E questo è il cuore della 488 pista, un monumentale 3902 cm3 V8, vedete 90 gradi, e questi sono quelli che permettono di erogare 720 cavalli, due grossi turbo montati ai lati. Specifica è anche l'aspirazione, qua con un cassoncino in fibra di carbonio. E molti organi interni sono stati rivisti rispetto al motore della 488 GTB. Ad esempio, questo motore montato proprio sulla pista ha delle bielle in titanio molto più resistenti di quelle del motore, tra virgolette, standard.